Allora, per entrambi, diciamo che Sanremo è la più incombente, quindi per ora siamo in hype per quella, siamo in gaso. Vieni al tour, comunque, vieni live. Ma noi non ci arrabbiamo mai. No, dai, non è arrabbiata, Al massimo aggressiva, è un bel festone. violenta. Però sono sempre personaggi, perché noi raccontiamo storie, quindi... Però lo prendo come un complimento, comunque No, sì, in vabbè, effetti, assolutamente sì. cioè, nel senso che è energico, quello, sì. Consolatoria, bello, mi Bello, piace. consolatorio è Entrambi. Voi che Beh. dite? Cioè, noi scriviamo le cose Noi la consegniamo al pubblico, cioè, per noi, poi. poi evidentemente, Se esatto, qualcuno riesce a. come tutte le canzoni, a una certa le lasci andare, quindi anche, sono anche per gli È altri, dedicata credo. sicuramente al pubblico anche, certo. Cioè, per tutti quelli che la vogliono ascoltare. Esatto. Grazie. Grazie. Beh, un bel Grazie. complimento, sicuramente siamo molto affezionati a. No, Non direi antiche, però direi ai grandi classici, moderne, non giusto? contemporanee. Sì, ascoltiamo un sacco di musica da musica di 70 anni fa fino a quella contemporanea, cerchiamo di farci influenzare da tutto quello Top. che possiamo. Sì, sicuramente. Umane, soprattutto Sì, affinità, vorrei dire. nasce dalla nostra amicizia più che da un'affinità prettamente musicale. Però affinità, ma anche cose che non sapevamo, magari che abbiamo potuto imparare Sì, insieme a loro. assolutamente. Sì, Quindi. cioè, non metteteci sullo stesso livello, comunque noi Esatto, abbiamo cioè. imparato e stiamo imparando Dobbiamo tanto da ancora loro, esatto. crescere. Assolutamente. Grazie. Un bacio. Allora, Billy Forever e Billy Carter si collegano perché sono due canzoni in cui si parla del personaggio che è il protagonista di questo disco, di questo viaggio, che è Rockabilly Carter, che è questo gigante che è un gigante buono che non riesce a comunicare quello che vorrebbe. E noi l'abbiamo incontrato che era in un momento Solitudine, di infatti. solitudine, che era nascosto, era particolarmente giù. Però poi l'abbiamo visto rialzarsi e cominciare a correre perché a un certo punto ha accettato il fatto di non essere capito e ha iniziato a cercare se stesso. In Billy Carter, infatti, lo potete sentire che canta a squarciagola nella sua lingua, Che nessuno lungolante del capisce. fatto che la gente non lo capisce. In fondo siamo tutti un po' Billy Carter, E dai. Billy Carter era un uomo sincero. Allora, perché cioè, c'è anche Milano in questo disco, ce n'è tantissima. Genova è una storia, in realtà. Genova è un'immagine per raccontare in realtà di un amore lontano, come Genova per noi milanesi, e che ti porti sempre nel cuore come il mare. Sì, ed è un amore Esatto, di passaggio, di solito. Ci vediamo se capita. Milano purtroppo è un Però addio-tango ascoltalo, non te la continuo. dobbiamo spiegare noi alla fine, Eh sì. no? Esatto, non vorrei spoilerare troppo poi.